Gazzetta dello Sport. Poi il mattino. Gazzetta dello Sport e quel signore. Signore lì. Buonasera, mister. Le sottopongo un po' di numeri, magari ci dice qual è quello per lei più significativo. Terza partita in cui il Napoli non prende gol in campionato, non era mai successo fin qui. Un punto in meno rispetto alla passata stagione, 8 partite in campionato senza prendere gol, 5 punti dalla Juve, mi sembra 14 dal quinto posto e quindi dalla zona Champions. Qual è magari quello su cui vuole focalizzare la sua attenzione? Beh, diciamo che tutti i numeri stanno a significare che fino adesso credo che la squadra ha fatto tutto quello che era nelle proprie possibilità, anche se lo diciamo oggi, dove la partita non è stata diciamo entusiasmante, però insomma personalmente sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto fino adesso e sono anche convinto che si può fare ancora di più. Mattino. Sera Ancelotti, è un campionato che può essere ancora riaperto per quanto riguarda la lotta per il primo posto e le chiedo ancora il Napoli e dove si aspettava che fosse quando è arrivato quest'estate. Grazie. Sì, io credo che siamo in linea con quelle che erano le nostre aspettative. Il campionato è aperto, al di là dei punti di distacco il campionato rimane aperto perché è ancora lunghissimo e... Ma come ho detto, non è che dobbiamo fare tanti calcoli, dobbiamo fare la corsa su noi stessi e io credo che abbiamo ancora dei limiti e che dobbiamo cercare di limare col lavoro, con l'impegno, e perché sono convinto che la squadra può crescere ancora. Buonasera, mister. Sicuramente la prestazione di Meret merita qualche parola in più stasera. Che dice? Sì, per noi non è una sorpresa, per noi che lo vediamo allenare tutti i giorni non è una sorpresa, è un grandissimo talento che non ha giocato molto perché non è stato fortunato, però e oggi ha mostrato, diciamo, nelle poche occasioni che è stato utilizzato, il talento che ha. Ci parla, insomma, non è che ho problemi a dirlo, di un portiere fuori dal normale, insomma. Teleluna. Buonasera mister, volevo chiederti, tu sei stato molti anni con Berlusconi, quindi di politica ne capisci, si parla di proiezioni, il Napoli con questa media punti è proiettato a quota 90/91, che effetto ti fa pensare a questa proiezione e credi che sia realistica rispetto a quello che il Napoli ha fatto fino ad oggi, sottostimata o addirittura... No, cioè, io non so quanti punti faremo alla fine, dobbiamo cercare, come ho detto, al di là dei punti che riusciremo a fare, di tenerci e di stare competitivi fino alla fine in tutte le competizioni. Poi dopo ci sarà, il trend è positivo perché adesso credo che abbiamo trovato anche continuità nei risultati, anche se non giochiamo benissimo... Riusciamo le partite a tenere sotto controllo, anche con difficoltà, perciò credo che dobbiamo guardare a noi stessi e cercare, come ho detto, di colmare le lacune che in certi momenti della partita si evidenziano. Mister, buonasera. Solo una curiosità, il cambio, come mai non ha scelto Milik poi al posto di Mertens? Perché è vero che ha guadagnato un po' di filtro al centrocampo con Diawara, però è sembrato che la squadra... poi si è un po' abbassata, tant'è che la spalla nel finale ha avuto un paio di occasioni, sì, che è un po' avanzata tutta la difesa, sì, pure ospite. Era un dubbio che avevo se mettere Milik o Mertens, ma ho optato per mettere Diawara perché mancavano 7 minuti alla fine, a quel punto lì, visto che non eravamo riusciti a fare il gol del 2-0, era solamente evitare di prenderlo, però ci siamo andati molto vicino. Ultima. Grazie. Corriere della sera, nazionale. Salve, eccomi. Lei prima ha detto dobbiamo ancora colmare qualche limite che abbiamo, dobbiamo limarli, e poi ha parlato di partita non entusiasmante. Oggi ha visto qualcuno di questi limiti? Beh, insomma, sì, insomma, credo che siamo stati un po' leziosi, un po'... Io dico che da un punto di movimento, un punto di vista del movimento,
offensivo, abbiamo fatto bene all'inizio, ma non è stato supportato da, diciamo, passaggi precisi. E dopo è cambiato l'atteggiamento, abbiamo cominciato ad attaccare poco la profondità, a giocare più in sicurezza, ma non eravamo tanto efficaci in quel senso lì. Io credo che questa squadra fa un possesso, diciamo, ben fatto, che va finalizzato. Non può essere un possesso fine a se stesso. Grazie. Bene, tanti auguri, buon Natale. Il 25?